E ciao a tutti qui da Abel FC. Il Milan segue con interesse la situazione di Jesus Corona, il messicano in possesso di passaporto portoghese. Può essere un'occasione interessante. Il suo contratto scade infatti a giugno 2022. Non è mai facile trattare con i Dragons e il prezzo infatti del 28enne non sarebbe inferiore a 13 milioni di euro. Si cerca di prenderlo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Si rinnova con il club portoghese. Si attende ancora per capire meglio la situazione tra il giocatore e il suo club. Ma chi è Jesus Corona? Può far bene al Milan? Scopriamo insieme le sue caratteristiche e carriera, ma prima di partire, mi raccomando, iscriviti al canale per vedere altri video come questo e non solo. Lascia un commento qui sotto su quello che pensi di questo calciatore e per ultimo vai a vedere nel link in descrizione Fantacalcio Pro. Jesus Manuel Corona Ruiz è nato a Hermosillo il 6 gennaio del 1993. È un calciatore messicano, centrocampista del Porto e della nazionale messicana. Entra nel settore giovanile del Monterrey nel 2008 e poi nel 2010 fa il debutto in prima squadra, bruciando i tempi. Con 54 presenze, 7 gol e 6 assist, si fa notare fuori dal Messico e così arriva il Twente, che investe circa 3,5 milioni di euro per portarlo nei Paesi Bassi nell'estate del 2013. Aveva vinto tutto in Messico, campionato, CONCACAF, ma l'approdo in Europa non è stato semplice. Infatti, non si ambienta molto bene, ha avuto bisogno di tutta una stagione per capire come giocare nelle divise e vivere anche in un altro continente. Nella sua prima stagione in Europa gioca soltanto 15 partite, con 2 gol ma pochi minuti in campo, senza lasciare ottimi ricordi, soltanto di essere un bravo riserva in caso di necessità. Ma nella seconda stagione tutto cambia rapidamente. Conquista la titolarità e con 31 presenze, 11 gol e 5 assist tra tutte le competizioni, guadagna anche la chiamata della nazionale maggiore del Messico. Diventa un pilastro in Olanda e in nazionale. Si fa notare molto, infatti, e molte squadre iniziano a monitorarlo da vicino. Ma alla fine è il Porto, nell'estate del 2015, a spendere circa 10,5 milioni di euro per farlo approdare in Portogallo. Con la maglia dei Dragons esplode, totalizzando 269 partite, 31 gol e 68 assist, oltre a vincere per 2 volte il campionato nazionale portoghese, una Coppa di Portogallo e una Supercoppa, sempre da protagonista. Con la maglia del Messico fa 9 gol e 8 assist in 56 partite. È soprannominato El Tecatito, ispirato alla birra messicana Tecate. È un'ala offensiva, destro raffinato e preciso, ma utilizza bene alla grande anche il piede sinistro. Bravo partendo come esterno alto, posizione in cui può sfruttare tutta la sua velocità e le sue grandi doti tecniche, sia nel dribbling che nel passaggio smarcante. Ha uno stile di gioco simile al suo ex compagno di squadra, una leggenda del Monterrey, Jesus Arellano, il quale ha confessato di averlo aiutato molto nei primi mesi di crescita. È molto veloce a smarcarsi e attaccare gli spazi. Non sta mai fermo come se avesse il peperoncino chissà dove, infastidendo continuamente le difese avversarie. Bravo a fare assist e creare gioco. Sa sempre il momento giusto per servire i compagni. Infatti in carriera ha fatto più assist che gol. Sarebbe perfetto per sostituire Castillejo, secondo me anche più forte di lui. Ha sempre velocità, ma anche più forza fisica, con un tocco più preciso e più visione di gioco. Da ricordare anche la tantissima esperienza internazionale tra Champions, CONCACAF, con la maglia della nazionale, insomma, abituato a giocare ad alti livelli in competizioni importanti. Potrebbe essere, secondo me, titolare subito e regalare a Pioli tante scelte lì davanti. Ma tu, che
Che ne pensi di Jesus Corona? Può essere il nome giusto per il Milan? Può far bene in Serie A? Mi raccomando, lascia un commento qui sotto su quello che pensi di questo calciatore. Iscriviti al canale per vedere altri video come questo e non solo. E vai a vedere nel link in descrizione Fantacalcio Pro. Ci vediamo presto qui da Abel AFC. Ciao ciao!